Che c'è? Vuoi bere dell'acqua? Da qui. Ecco a te. Che cos'è? Ma è semplice acqua. Non dirmi che prima d'ora non avevi mai bevuto acqua. È davvero squisita. Questo è un orecchio di Ba. Ti riferisci alla tua pelliccia verde? Dovete sapere che io e Ba eravamo molto affiatati. Ba è un mostro grande, enorme, molto più grande di questa astronave, rendo l'idea. Il suo verso è Ba, ecco perché l'ho chiamato in questo modo. Ba è davvero temibile. Ma io mi sono allenato giorno dopo giorno a evitare i suoi ripetuti attacchi. E così siamo diventati affiatati, degli amici inseparabili. Immagino sia stato il tuo primo amico, giusto? Ma mio padre si è arrabbiato e allora mi ha detto: se tu e Ba siete affiatati, il tuo non è più un allenamento. Così ha sparato all'orecchio di Ba e lo ha fatto infuriare. E Ba non ha più voluto essere mio amico. Perciò, se non posso stare con lui, ho deciso di stare insieme al suo orecchio. Stavolta hai parlato molto a lungo, Broly. È la prima volta che mi capita di ascoltare un racconto così puro di cuore. Tu sei puro fino al midollo, ragazzo mio. Lo sai, ho il sospetto che in realtà a te non piaccia per niente combattere. Poiché avevi prodigiose capacità combattive, sei stato costretto da tuo padre a sottoporti a pesanti allenamenti. Tuo padre è un tiranno! Ti considera solamente una potentissima arma da poter usare a suo piacere, vero? Lo fa per vendetta e per la sua carriera. Temo sia così. Tuo padre è davvero spregevole, ragazzo mio, ma non sei costretto a dare ascolto a quello che ti dice. Non dovete parlare in questo modo di mio padre, non se lo merita.